Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Però un tema anche su le ragioni, adesso nel merito della questione dei migranti, c'è un atteggiamento oggi, David Carretta sul Foglio, corrispondente da Bruxelles, dice l'Italia fa sempre la parte della vittima su questa storia dei migranti, però anche con delle ragioni, cioè ci sono anche, per dire, l'accordo che era stato siglato a giugno con Draghi per l'accoglienza di circa 8.000 migranti, in realtà non è stato mai applicato. E adesso viene, cioè, la minaccia di fermarlo. Quindi è vero che i numeri dicono che prendiamo meno, accogliamo meno migranti di tutti, anche se abbiamo più sbarchi, e però c'è anche un tema di un atteggiamento dell'Europa di dire va bene, però noi vi consentiamo flessibilità, chiudiamo un occhio qui e lì, e voi non scocciate sui migranti. Allora, qual è il merito? Chi ha ragione in questa partita, professor Barzi? La coperta è corta, per cui ognuno la tira dalla sua parte sostanzialmente, no? Quindi non è che gli altri non perseguano appunto una certa visione di privilegiare il proprio interesse in maniera angusta, e come in tutti i giochi di cooperazione si coopera per portare a casa il risultato, ma il problema come sempre è chi paga il prezzo maggiore, e quindi tendenzialmente tutti sappiamo che non possiamo risolvere la questione da soli, che più uniti siamo più forti, ma il problema poi è chi paga il conto, insomma è come uscire, non è che si paga la romana, no? Cioè alla fine qualcuno pagherà di più, qualcuno pagherà di meno. L'olandese. È chiaro che se tu hai una posizione che è un po' più debole l'olandese un po' più debole sulle no, l'olandese su tanti... si paga per chi ha mangiato di più, e... l'olandese volante, però magari fosse l'olandese volante, diciamo, però se hai una posizione debole su molti dossier, poi dopo questa debolezza te la paghi, insomma, no? E, se posso dire ancora una cosa però su Meloni, a me, certo, sembra che la mia preoccupazione maggiore, accanto alla questione identitaria che penso che ci sia, insomma, in fondo, era quella che sollevavamo all'inizio, appunto di essere una tessera di una concezione sovranista che attraversa il governo, attraversa tanti paesi europei, via discorrendo. Ma poi in realtà io la preoccupazione maggiore penso che abbia chiunque guardi quello che sta succedendo da osservatore, diciamo così, è che la Meloni fino adesso ha dimostrato di saper vincere le campagne elettorali. È come una squadra che vince il campionato, poi va in Champions e ti accorgi che in Champions ti buttano fuori a ottobre, e quindi non sei quello squadrone che pensavi di essere. Allora la mia preoccupazione è che forse, è sperare proprio che questo sia stato un incidente di percorso dovuto a un po' di inesperienza, ma che poi si dà una raddrizzata, perché se no veramente, se questa è la dimostrazione della professionalità, questo è grave. Forse anche che c'è una tensione tra, diciamo così, motivi identitari, trascinamento, guardare la concorrenza e contemporaneamente avere in mente i dossier, cercare di muoverti in politica internazionale in modo da avere credito, tutte cose che sono difficili da tenere insieme, ma le devi tenere insieme, perché hai chiesto tu di andare al governo, te l'ha mica prescritto il medico. Allora, cioè, se fai la premier devi sapere gestire questo. Le prime prestazioni ci dicono che, al di là di qualunque considerazione, c'è qualche dubbio al momento sulla capacità di tenere insieme tutto. Speriamo che sia un dubbio legato veramente alle primissime settimane di governo, perché se andiamo avanti così avremo una serie di problemi e di errori, non solo sulla dimensione internazionale, ma anche su quella domestica. E i segnali in parte ci sono, perché alcuni provvedimenti non sono presi con una, certo, logica che guarda all'interesse nazionale. Abbiamo parlato degli esordi e anche dei provvedimenti non scritti bene. Allora vado da Lorenzo, esatto, Pregliasco, che...